Sì, un progetto straordinario, una giornata bellissima, emozionante, dove oltre 200 ragazzi della Toscana sono entrati in relazione con se stessi, con il proprio territorio, con gli altri, sono fatti carico di raccontare la propria storia, il proprio territorio e nello stesso tempo acquisire la coscienza della propria identità toscana. Al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze, la giornata conclusiva del progetto Generazione Toscana, la Toscana raccontata dalla Generazione Z, 200 studentesse e studenti di 10 scuole di tutto il territorio regionale si sono confrontati delineando quella che è la carta d'identità culturale della regione. Ecco alcune testimonianze. Con quale scuole vi siete confrontati? Noi abbiamo ospitato i ragazzi della provincia di Grosseto e siamo stati ospitati appunto dai ragazzi di Viareggio, quindi della provincia di Lucca. Qual è stato il vostro lavoro? Abbiamo cercato di inserire più tappe varie, quindi non parlare solo di monumenti, ma anche magari delle tradizioni fiorentine, non solo, quindi della provincia, e abbiamo parlato anche del paese in cui si trova la nostra scuola, che è appunto un antico borgo, e poi abbiamo parlato ovviamente dei monumenti più importanti, quindi di Piazza Duomo e insomma Campanile, Giardino di Boboli, eccetera. E niente, penso che la tappa secondo me più interessante sia stata Piazza Duomo, perché è un po', diciamo, il fulcro della città, ma anche della provincia. Però penso sia stato interessante anche parlare del nostro paese per farlo conoscere un po' a chi appunto non lo conosceva. Al termine di questo progetto, qual è l'aspetto che più vi ha colpito? Penso che l'aspetto principale sia stato il fatto che a raccontare le varietà, per raccontare le province, siano stati appunto i ragazzi. Quindi un racconto dal punto di vista dei nostri coetanei, quindi un racconto che abbiamo potuto comprendere al meglio, diciamo. Ancora un'altra testimonianza. Abbiamo ospitato la scuola di Pisa, una scuola alberghiera, in cui appunto abbiamo provato a fare questo itinerario anche da persone molto più lontane dalla zona in cui noi ci trovavamo. È stata una bella esperienza, perché appunto si creano anche tante amicizie, perché appunto, essendo ragazzi, iniziamo a parlare normalmente, quasi come fosse un'interrogazione, però pian piano ci riusciamo a sciogliere e inizia a diventare anche più un gioco parlare con gli altri ragazzi. Più che altro le competenze che ci portiamo a casa sono quelle appunto di levare un po' le paure, appunto anche di parlare davanti a persone che non si conoscono, e riuscire anche a scoprire persone nuove, nuove emozioni e te ti provi, ma anche posti che all'inizio te non conoscevi, come delle zone non sono molto praticate. Allora, da questa esperienza sicuramente mi porto a casa tante emozioni, più sicurezza in me stesso, perché appunto riuscire a parlare davanti a persone che non conosci non è facile all'inizio, però si serve anche proprio per imparare a sentirsi meglio con se stessi, con gli altri, ed è stata veramente una bella esperienza, sì. Autenticità, storia, natura, contemporaneità, cammino, le parole che più hanno caratterizzato le interazioni dei ragazzi sull'esperienza vissuta. Dopo i saluti istituzionali, le testimonianze degli studenti coinvolti e quelle dei soggetti che hanno realizzato il progetto, come la Fondazione Sistema Toscano. È venuto fuori qualcosa di sorprendente, perché quello che ci ha interessato è capire come l'identità percepita dai ragazzi è un'identità contemporanea, che quindi fa base sulla storia, fa base sul paesaggio, ma le rielabora rispetto ai valori della loro generazione. È stato veramente bello e interessante. I risultati si vedono sulla piattaforma, che resta online, aperta, quindi accessibile, e c'è un coinvolgimento pieno. Per i ragazzi è stato la scoperta di cose che non immaginavano. Ho sentito alcuni commenti di ragazzi che sono andati in giro e hanno detto: non pensavamo fosse così bello.
Al contempo però è anche stata la prima esperienza, una delle prime esperienze semilavorative, nel senso che hanno dovuto organizzare un tour per le scuole che accoglievano nella loro provincia, quindi hanno iniziato a sperimentarsi con problemi di organizzazione, aspetti di organizzazione e quindi di gestione di un progetto, e infine hanno anche apprezzato non soltanto come fanno le terze, le quarte, soprattutto i viaggi all'estero, ma hanno riapprezzato i viaggi in Toscana, sapendo che molte cose non sono note e quindi c'è da vedere tantissimo. Una bella esperienza, un'idea brillante, dice il dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto essere esploratori e narratori del loro territorio. Veramente un'iniziativa lodevole che porta ad una conoscenza profonda del territorio della nostra regione e dove veramente le nostre studentesse e i nostri studenti, partendo dalla conoscenza di loro stessi e del loro territorio, possono attivarsi per conoscere ancora altri mondi, migliorare le loro competenze e stringere relazioni con i loro coetanei. Perché era un'opportunità e perché non c'ero mai stata al Salone del Libro e quindi mi interessava vedere. C'è Frida. Con me c'è Frida, che è già un'avida lettrice e sì, quindi ci fa davvero piacere fare questa esperienza di famiglia, essendo tutti appassionati lettori al Salone. Per noi sarà la prima volta e quindi è davvero, insomma, una bella occasione ritrovarsi qui sul treno dei lettori. È partito sabato mattina dalla stazione di Santa Maria Novella il treno dei lettori, iniziativa di Regione Toscana e Consiglio regionale, che ha offerto a 450 toscani la possibilità di visitare il Salone del Libro di Torino. È un modo per sostenere le politiche sulla lettura che la Regione sta facendo e l'investimento di energie, di proposte legislative, anche di risorse per i progetti fatti nelle scuole. Crediamo che la lettura sia una grande risorsa per i nostri cittadini, che debbano tornare a praticare di più i libri, e abbiamo colto questa occasione della kermesse più importante nel paese, il Salone del Libro di Torino, per portare con noi 500 cittadini toscani. Sarà una bella esperienza, mi auguro, una prima volta, e con l'aiuto di tanti è riuscito, soprattutto del personale della regione, che voglio ringraziare, Unicop, Wimbledon, l'associazione 10, tutti i nostri sponsor tecnici che hanno reso possibile questa magnifica esperienza per 500 cittadini e cittadine toscane. L'iniziativa, con il supporto di Unicop, ha visto i posti andare velocemente esauriti. Per molti si è trattato della prima volta in assoluto all'importante kermesse culturale. Ma diciamo che sì, è una prima volta, ma credo che possa essere sicuramente una bella esperienza, visto che comunque non c'è stata mai l'occasione per andare al Salone di Torino e quindi abbiamo colto l'occasione. Perché è da tempo che cerco di andare al Salone del Libro, che trovo un'esperienza incredibile da fare e ancora non c'ero mai riuscita. Bellissima, tra l'altro è obiettivamente unica, no? Perché è un progetto che a livello nazionale credo non sia mai stato realizzato. Sul treno l'animazione curata dall'associazione Wimbledon, che ha intervistato i viaggiatori e gli scrittori toscani diretti al Lingotto. Noi racconteremo la Toscana da leggere, questa iniziativa del Consiglio regionale della Regione Toscana e della Regione Toscana è una prima iniziativa, una prima edizione, e quindi questo viaggio di andata racconterà che quali sono i progetti che oggi avremo allo stand della Regione Toscana, quali sono i progetti che insistono sul territorio della Regione Toscana, e avremo anche le testimonianze delle autrici e degli autori che sono qui sul treno, ma anche di chi sta viaggiando, perché l'idea è anche raccontare l'emozione del viaggiare con la Regione Toscana per arrivare al Salone del Libro e quindi testimoniare una Toscana da leggere. Arte e sport uniscono le forze e sono protagoniste di un importante progetto di riqualificazione e di rigenerazione urbana che si è concretizzato a Migliarino, frazione del comune di Vecchiano. Una forte collaborazione tra le istituzioni, un progetto fortemente sostenuto dal Consiglio regionale della Toscana attraverso il bando Rigenerazione Toscana. Abbiamo trasformato in un'opera d'arte un campino
da basket, quindi non solo la street art, diciamo, diventa fruibile da tutti, ma diventa anche giocabile, utilizzabile. E l'artista che lo ha realizzato è Gio Pistone, e lei ha rappresentato qua un uroboro, ovvero una sorta di serpente che si autorigenera nel momento in cui si mangia la coda, diventa una sorta di simbolo dell'infinito. E metaforicamente lei ha paragonato una partitella di basket in quella che è la vita, e quindi questo si può vincere, si può perdere, ma ogni volta si ricomincia. È un grande passo avanti per i giovani del territorio, cerchiamo di valorizzare appunto l'attività giovanile e l'aggregazione in questo spazio, in questo playground, dove appunto oggi possiamo vivere anche questa bellissima opera di Gio Pistone, che ha reso colorato e ancora più bello questo spazio. Una comunione di intenti che ha visto insieme il Consiglio regionale ed il Comune di Vecchiano. Diverse le istituzioni presenti al taglio del nastro, con in testa il sindaco Massimiliano Angori e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Un'opera di street art che arricchisce effettivamente un'area bella proprio al centro del paese. L'opera è costata oltre 20.000 euro, 8.000 sono circa sono stati erogati dal Consiglio regionale della Toscana, gli altri sono stati impegnati dall'amministrazione comunale di Vecchiano. Questi 86 giovani sono una parte degli oltre 130 studentesse e studenti che partiranno quest'estate per un programma scolastico all'estero con intercultura da tutta la Toscana. E loro rappresentano sicuramente una porzione del futuro di questa regione, perché andranno a imparare a vivere in una cultura diversa, andando a scuola, vivendo in una famiglia diversa dalla propria per tanti mesi. In Consiglio regionale la cerimonia di premiazione degli studenti toscani che hanno vinto una borsa di studio per trascorrere un periodo scolastico all'estero. A promuoverla l'associazione di volontariato Intercultura, impegnata da anni in programmi di mobilità internazionale. Le mete dei 130 studenti toscani delle province di Firenze, Pisa, Siena e Livorno saranno principalmente in Europa, America Latina e Nord America, ma non mancheranno gli studenti in partenza per l'Asia, l'Australia e l'Africa. Beh, sicuramente è un trampolino di lancio per il loro percorso futuro. Cominciano all'età di 15-16 anni a vedere un'altra parte del mondo, a capire che lontano può essere anche poco al di là di casa loro, e a apprendere come una cultura diversa possa cambiargli completamente la vita. E da lì rientrare è un gioco da ragazzi, devo dire, perché poi ogni percorso e ogni ostacolo del futuro si affrontano con uno spirito diverso. Così Elisabetta Di Maggio, ricercatrice all'Università di Pisa e in passato partecipante a un programma di intercultura con un soggiorno scolastico in Danimarca. Attraverso quali criteri vengono scelti gli studenti vincitori di borsa di studio? Allora, la selezione intercultura intanto si svolge nel mese di novembre di ogni anno. I ragazzi passano un test attitudinale e poi vengono valutate la loro performance scolastica, i loro interessi, ma soprattutto la loro attitudine all'interculturalità. Contestualmente in Toscana arriveranno studenti da tutto il mondo. E quindi noi ci aspettiamo in Toscana più di 30 studenti che vengono dall'Asia, dall'America Latina, dagli Stati Uniti, e che verranno ospitati in famiglie toscane e andranno a scuola. Anzi, questa opportunità di far vivere e conoscere la Toscana a questi studenti da tutto il mondo è ancora aperta, e quindi invito tutte le famiglie toscane che hanno interesse, l'idea di ospitare un'altra persona che viene da un'altra parte del mondo, di aprire le loro porte e di far conoscere sia il progetto educativo di intercultura sia poi il territorio nel quale viviamo e che tutti apprezziamo. A salutare gli studenti in partenza è il vicepresidente del Consiglio regionale. La Toscana è una terra aperta, in grado di crescere mediante l'interscambio culturale, ma soprattutto a crescere. Sono i ragazzi e le ragazze toscane che godono di un'opportunità straordinaria, che noi premiamo in Consiglio regionale per dare loro questo beneficio, questo risalto di un'iniziativa, quella dell'intercultura, che vive da molti anni nel nostro territorio sul livello nazionale e che oggi la Toscana vuole premiare per riconoscere la grande valenza di natura culturale.